Bentornati ragazzi, oggi vi porto a conoscere un vero spettro da libreria. Abbiamo bisogno di carta, nastro adesivo, plastilina bianca e nera, bottoni neri e una cannuccia trasparente di una penna. E ora seguitemi nell'oltretomba. Modelliamo la sagoma con un po' di carta. Stringiamo con un po' di nastro qui, per dare l'idea della testa. Poi avvolgiamo tutto il resto. E ora, plastilina. Per dare l'effetto di un lenzuolo svolazzante, dobbiamo fare dei panneggi. Basta arrotolare tre coni di diverse grandezze. Li dividiamo a metà e li appiccichiamo sul corpo. Quelli più lunghi vicino a quelli più corti. Con le dita bisogna tirare bene la plastilina per renderla uniforme. Manca la bocca. La facciamo con la plastilina nera. E siccome il nostro spettro vive in mezzo alla polvere, con le dita sporche di nero, imbrattiamo tutto il lenzuolo. Poi, con due bottoni lucidi, gli facciamo due occhi inquietanti. È davvero spettrale, ma ora dobbiamo farlo volare. Prendete la cannuccia della penna, infilatela nello spettro come fosse il bastoncino di un ghiacciolo e poi infilzate la base di plastilina. Il nostro però è uno spettro un po' sbadato e si impiglia sempre negli scaffali delle vecchie librerie. Strappando gli orli qui in basso, sbrindelliamo tutto il lenzuolo. Ecco fatto. Adesso lo spettro è pronto a infestare anche la vostra libreria. Noi ci vediamo all'Officina dei Mostri. Ciao!